Hop viene da una vittoria sul doppio chilometro, ma una media molto più modesta, 1,18,9, però è più veloce al via, potrebbe provare a graduare se va davanti. E poi c'è Happy River Coppi, che ha già fatto bene in buone categorie al suo primo impegno sul doppio chilometro, distanza che dovrebbe comunque gradire. 1,84 Uragano 3B, 2,88 Ula Hop, 4,68 8 a per River Coppi, quando i cavalli vanno in partenza ed il gioco è ancora aperto. Terza corsa di Palermo, indigeni di 3 anni sul doppio chilometro, favori al gioco per il numero 3 Uragano 3B contro favorita Ula Hop numero 2. Sono proprio i cavalli che stanno provando ad assumere il comando delle operazioni. Uragano 3B, devo dire, mai visto così svelto nella fase di lancio, prova a passare, ma Giuseppe Porzio Junior giustamente se la vuole giocare e non vuole dare strada, ed i due se le stanno dando di santa ragione. A questo punto vediamo che Giuseppe Porzio preferisce rallentare, ha capito che fa davvero sul serio l'attaccante. I due hanno guadagnato almeno 5-6 lunghezze su Ulrich, molto più staccati di tutti gli altri. 29-4 sul mio cronometro, da 1:13,5 i primi 400 metri già in rallentamento. Un Uragano 3B davvero molto più sollecito del solito a partire, ne ha fatto le spese Ula Hop, che adesso però torna all'esterno. Vediamo se c'è stato fra i due l'accordo. Beh, sembra proprio di sì. A questo punto Ula Hop riprende il comando dopo aver fatto passare Uragano 3B, 46 sul mio cronometro per i primi 600 metri, da 1,17 scarsi. Dunque i due più attesi hanno fatto 400 metri veloci, poi sostanzialmente si sono accordati: io ti mando e poi tu mi mandi, operazione peraltro compiuta nei termini regolamentari, ed adesso è Ula Hop a comandare. Primo chilometro in 1,17 2, che significa essere abbastanza veloce per la categoria. Comunque il ritmo è calato, e così Happy River Coppi, che era piuttosto lontana durante il parzialone, adesso prova a venire avanti. Ha ripreso contatto anche Ulrich, terzo in corda, con Ula Hop e Uragano 3B che sono davanti, ma hanno speso abbastanza. Gli avversari comunque adesso potrebbero sfruttare questo primo parziale, soprattutto Happy River Coppi, che però a sua volta nel percorso esterno comincia ad accusare un po' di fatica. Un finale che sarà probabilmente abbastanza in rallentamento, con Ula Hop, Uragano 3B, Happy River Coppi, Ulrich nelle prime quattro posizioni. Il miglio viene raggiunto in 2,4,1 da 1,17,6, con Ula Hop che continua a comandare, Happy River Coppi che comincia a calare e potrebbe dare la destra libera a Gaspare Loverde e Uragano 3B, che potrebbero provarci nel finale. Ecco che si concretizza la destra libera, e adesso tornano alle prese Ula Hop e Uragano 3B, che ha potuto ricaricare le batterie, prova a respingerlo la capofila, ma è chiaro che a questo punto Uragano 3B con la destra libera viene a vincere molto molto facilmente nei confronti di Ula Hop. Dunque una vittoria abbastanza travagliata, ma alla fine piuttosto netta per Uragano 3B, che ha chiuso a quota di 1,85. Gaspare Loverde in sediolo, il training è di Davide Di Stefano, i colori della super fantastica. Sul mio cronometro 2,35 e 4, quindi 17,7, naturalmente più che ufficiosi per la vittoria di Uragano 3B nei confronti di Ula Hop. Happy River Coppi ci ha provato per gli esterni, alla fine comunque le sue energie sono calate ed in fondo si è dovuto accontentare del terzo posto. Dunque in numeri 3, 2, 4, l'ordine d'arrivo da confermare della terza corsa di Palermo.